navigare nel mare Mediterraneo vuole dire navigare nella storia. I Tirreni, i Sardes, i Peleset, i Tursa, i Siculi sono solo alcuni degli antichi popoli del mare che hanno colonizzato le coste del Mediterraneo attorno al primo millennio avanti Cristo. Ma chi c'era prima di loro? C'è stato un tempo in cui un popolo di navigatori e costruttori di mura ciclopiche ha lasciato testimonianze incredibili. Li chiamavano Pelasgi, ma chi erano e da dove venivano? Lungo le coste del Mediterraneo si possono ancora incontrare le loro tracce, per esempio a Norba, in Lazio. Siamo davanti a Porta Maggiore a Norba. In Calabria, sulla Sila. Qui c'è puzza di Pelasgi. In Salento. Sono mura che hanno una struttura megalitica. E poi lungo il canale di Corinto fino ad Atene. Sono sotto l'acropoli d'Atene. E a Micene. Finalmente sono qui, a Micene. Fino a Troia. Alla ricerca delle rotte dei popoli del mare e dell'origine dei Pelasgi. Il nostro viaggio nel Mediterraneo ci farà scoprire vestigia di un antico passato che è quasi sconosciuto. Non ci resta che navigare. E per navigare siamo su Adriatica e partiamo per una vacanza, sì, ma alla ricerca del mistero. Capitano, salpiamo! Pronti ad alzare la vela. Siamo arrivati finalmente in Puglia, in Salento. Laggiù c'è Santa Maria di Leuca e laggiù appunto ci sono tutte le grotte che caratterizzano questo luogo, questa zona del Salento. È estremamente interessante perché le grotte ci raccontano una storia, molto arcaica, che è quella dell'uomo preistorico. E poi qua, in questa zona, c'è tutta una storia interessantissima legata ai messapi. Patrasso, ponte che ci porterà a Delfi, finalmente l'oracolo, ad Atene, a Micene e vai. Siamo dalla parte dello Ionio, naturalmente passeremo nell'Egeo. Questo, il canale di Corinto, è famoso dall'antichità per avere proprio questa funzione, per mettere in comunicazione due mari.